Ah, belli di nonna, come state? Io sono Ash Ketchum e sono qui per mostrarvi la mia squadretta proprio strong. Andiamo per gradi. Intanto vi faccio vedere i miei ometti uno per uno. Vieni fuori, video! Video. Anche tu, musica! Tagli tutta per gli effetti sonori. Ritmo! E infine, il mio prefe, il montaggio. Sei proprio buono, quasi più dei Totti. Allora, sembrano belli e possenti, no? E in realtà lo so pure, però in sto programma, come in tutti i cartoni animati e i film moralisti americani, se combattono da soli prenderebbero gli schiaffi da tutti, pure dalla nonna De Florenzi che in sto momento sta in casa di riposo. E quindi vi voglio far vedere come invece quando giocano insieme sono più forti di tutti, perché la mia squadra d'audiovisivo gioca de squadra e l'unione fa la forza, dai. Battemo tutti, pure Goku ultra istinto Giga Chad dopo che si è scolato una Red Bull. Dai, Roma, dai. Iniziamo col primo esempio e andiamo, quello di enfatizzare l'emozione. Allora, pensiamo all'emozione, un modo adesso a caso è weekend. Ho passato una settimana dove mi hanno cancellato i treni, tacci loro, direi che me ne voglio sta proprio chillato, gamba all'aria. E quindi iniziamo con la musica, dai, au. Ok, la musica spinge, ma voglio vedere anche il video. Non basta, voglio anche gli effetti sonori. Guardate come scende quel ritmo. Ritmar tutto è tosta. Però notate il montaggio, eh. Ok, mo basta però, che sennò vede sti video mi mette a piangere, che qui a Roma mi sono al citofono i pinguini. Ok, ma enfatizzare l'emozione è una roba easy per il mio team. Ve voglio stupì, col secondo esempio, con l'associazione degli opposti. A Sorci, voi penserete che il titolo del video sia un clickbait. E invece Asha Ketchup ve stupisce ancora. I membri del mio team ormai, lo avete capito, se si aiutano sono poderosi, ma voi non avete ancora idea di che potenziale abbiano. Ve faccio vedere. Sì, ok, se collabora non mi fa tagliare pure le vene a me, che amo la vita nonostante ho passato 30 anni a cercare di vincere sta Lega Pokémon senza riuscirci. Ma ve voglio proprio stupì, voi credete che sta foto in bianco e nero vi porti direttamente alla tristezza, eh? Se no country. Un po' di beat, dai. Siamo sta attrappata, oh. È rock and roll, dai, yeah. Vabbè, abbiamo capito. Terzo esempio. Oltre ad aiutarsi a essere uno l'opposto dell'altro, vi voglio far vedere un altro video. Thank you.
Allora, per chi non abitasse in sto mondo, il film è Arancia Meccanica. E praticamente è un film composto da tante scene di sto tipo, che grazie alle associazioni un po' sballate del mio team, perché ognuno comunica qualcosa di diverso, creando una realtà surreale che non conosciamo. E come dice un certo Bertolt Brecht, che non è mio zio che va in curva da Lazio ogni sabato, ci fa sentire straniati, che non ci stiamo a capire nulla. E quindi ci mettiamo a riflettere su che significato possa avere sto schizzato, con quattro Gesù che fa in comunella, e sto serpente che se lecca una parete particolare, con sto ritmo, con sta musica, con sto montaggio. Per quarto effetto Kulesov. E Kulesov non è amico di Brecht che con cui va in curva ogni sabato pomeriggio, ma è un teorico russo. Mo' guardate questo video. Ok, vabbè, c'è sta qua che sa ride guardando la frutta. Ma guardate ancora. Prima avevate associato l'immagine a qualcosa di positivo, ora a qualcosa di negativo. Scommetto che vi siete creati delle storie immaginarie per cercare di collegare le immagini, ma prima erano cose felici, ora cose che vi facevano piagne. Vabbè, lo so, siamo troppo forti la mia squadretta. Mo andiamo a vincere sta Lega Pokémon, au!